Alcuni pongono la direzione d'orchestra su un gradino molto superiore a quello in cui realmente si trova. Altri fanno esattamente il contrario. I pianisti, i violinisti e gli altri strumentisti devono soltanto conoscere la musica ed essere dei buoni tecnici. Ma i direttori hanno bisogno di una straordinaria combinazione di qualità musicali e non musicali, specialmente se vogliono essere anche dei creatori, degli artefici di un'orchestra. Dal punto di vista musicale, il direttore è spesso l'unica persona consapevole di tutta l'entità di una determinata opera. I membri dell'orchestra si limitano di solito a imparare le singole parti e deve sapere con esattezza in che direzione si sta muovendo, così da poter guidare la musica e dosare di conseguenza i diversi climax, i punti cioè di maggiore intensità espressiva. Deve anche avere una buona preparazione stilistica, conoscere lo stile di ogni compositore e in più l'assoluta convinzione dell'esattezza di ciò che fa, anche se non è sempre così, allo scopo di parteciparla ad un complesso di oltre 100 persone e potersi aspettare di essere seguito da tutti. Dal punto di vista umano, deve saper trattare con la gente, il che richiede una certa dose di psicologia, tatto e diplomazia, oltre a considerevoli capacità organizzative, dal momento che deve programmare non solo la sua carriera, ma predisporre tutte le tournée dell'orchestra, le registrazioni, le audizioni e le assunzioni dei musicisti, come pure scegliere i direttori ospiti e trovare anche il tempo per i suoi studi personali, cosa questa di estrema importanza.